Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo un pane davvero speciale, il pane danese sfogliato. Il suo procedimento è molto simile a quello dei croissant, quindi creare questa meraviglia vi farà sentire completamente gratificati. Si distingue da qualsiasi altra tipologia di pane proprio per questo motivo. Sarà immancabile l'effetto wow che proveranno i vostri invitati quando lo poggerete sulle vostre tavole. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola 200 g di farina 0 e 50 g di farina 00, 4 g di lievito secco, 4 g di sale, 40 g di zucchero, 50 g di uovo sbattuto e 100 ml di latte. Gli ultimi due ingredienti sono freddi dal frigo. Impastiamo per 30 secondi con un mixer, poi aggiungiamo, poco alla volta, 30 g di burro morbido. Dopo aver aggiunto tutto il burro, impastiamo per altri 10-15 minuti. Finché riusciremo a tirare l'impasto con le punte delle dita e vedere la trasparenza adesso. Formiamo una palla con l'impasto e lo trasferiamo in una ciotola oleata. Copriamo con pellicola trasparente e mettiamo in frigo fino a domani. Ma se avete fretta e volete realizzare la ricetta in giornata, mettete la ciotola in freezer per 30-35 minuti. Nel frattempo prendiamo 120 g di burro bavarese e formiamo un rettangolo di 20x15 cm, aiutandoci con il mattarello. Pieghiamo i bordi della carta per formare il rettangolo. Mettiamo in frigo fino al bisogno. Riprendiamo l'impasto dal frigo e guardate com'è lievitato bene. Lo appoggiamo sul piano da lavoro spolverizzato di farina e formiamo un rettangolo da 30 cm per 20. Ruotiamo il rettangolo così ottenuto di 90 gradi alla nostra destra. Quando il burro diventerà plastico, ossia avrà una temperatura compresa tra i 14 e i 16 gradi, lo togliamo dalla carta e lo appoggiamo in mezzo al nostro impasto steso. Portiamo i lembi verso il centro del panetto. Chiudiamo accuratamente i bordi per non far uscire il burro e stendiamo fino a raggiungere un rettangolo di misure 50x20 cm. Eliminiamo la farina in eccesso e portiamo il lembo inferiore verso il centro. Facciamo la stessa cosa anche con quello superiore, lasciando 1 cm di spazio circa fra i due. Poi sovrapponiamo il lembo inferiore a quello superiore e giriamo di 90 gradi alla nostra destra. Questa è la prima piega a quattro. Copriamo con pellicola trasparente e mettiamo in freezer per 10 minuti. Poi spolverizziamo il piano di lavoro di farina e stendiamo nuovamente l'impasto finché raggiungerà le misure di 50x20 cm. Infine eseguiamo la seconda piega a 4. Copriamo con pellicola e mettiamo in freezer per altri 10 minuti. Tiriamo fuori dal freezer e stendiamo delicatamente con un mattarello finché otterremo un rettangolo di 31x12 cm. Copriamo con pellicola e mettiamo in freezer per altri 10-15 minuti. Per rendere il rettangolo regolare, tagliamo 0,5 cm per parte.
Dividiamo la larghezza in tre fasce orizzontali di misure 4 x 30 cm. Prendiamo una teglia di misure 22 x 12 x 6 e con le fasce formiamo una struttura unica formata dall'unione di tre esse incastonate l'una con l'altra. Copriamo con pellicola trasparente e mettiamo in forno solo con la luce accesa per circa 2 ore e mezza o fino al raddoppio. Guardate che meravigliosa lievitazione! All'uovo avanzato dall'impasto aggiungiamo 2 cucchiai di latte e sbattiamo per bene aiutandoci con una forchetta. Poi spennelliamo la superficie del pane con il composto. Cuociamo a forno ventilato 170 gradi per 25 minuti o fino alla doratura. Ammirate che meraviglia! Il pane è morbidissimo all'interno e croccante all'esterno. Inoltre, in tutta la stanza si sente un piacevole profumo di pasta sfoglia. Le sfoglie si aprono come un ventaglio. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo questo delizioso pane danese sfogliato. Cosa posso dirvi? Ricorda moltissimo il gusto dei croissant, in quanto è molto croccante e bello sfogliato. Inoltre non è per nulla unto, anzi ha un leggero retrogusto di burro, molto gradevole, in quanto abbiamo utilizzato un burro di alta qualità bavarese. Inoltre si sposa alla perfezione con qualsiasi tipologia di bevanda calda ed è perfetto a colazione con un bel po' di marmellata o Nutella spalmata sopra e un bel cappuccino. Questo pane è davvero strepitoso, provatelo e fateci sapere! Bene amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video!